domanda è vasta, però ho dovuto fare questa premessa. Oggi è un momento importante perché Agenzia Stampa Italia procederà in questa nuova realtà di fare delle conferenze. Oggi abbiamo scelto un tema molto importante, poi lo introdurrà Federico Cucinelli, quello della redazione, ringrazio tutta la redazione che è presente, e si parlerà di cosa è stato il fascismo, il male assoluto, il bene assoluto, un movimento di destra, di sinistra, un qualcosa che, come dice Benito Mussolini, tutti si nasce fascisti, difficile rimanere, oppure, come dico io, il fascismo è un punto di una linea retta che procede, che è sempre stato, sempre sarà, e procede verso l'infinito. Devo ringraziare molto Federico per la presentazione, tra l'altro è riuscito in maniera mirabile a collegare due opere che in origine non avrebbero molto possibilità di essere collegate, il fascismo di sinistra con il fascismo europeo, ma lui è stato talmente bravo che è riuscito a trovare un filo rouge che ha permesso questo tipo di collegamento. Diceva giustamente che il fascismo ha tantissime anime. Io ho approfondito soprattutto una di queste anime, anche se naturalmente ho studiato a fondo anche le altre, perché ho creduto opportuno proprio per contrastare un certo tipo di realtà del nostro tempo. Siamo qui all'atere della presentazione del libro Oltre la destra e la sinistra, il socialismo fascista, con lo scrittore, il professor Roberto Mancini. Il libro è stato edito con la casa editrice Il Borghese. Professor Mancini, il concetto del socialismo fascista, che è una tematica non molto affrontata sicuramente dalla cultura o comunque sia dalla storiografia ufficiale, come può essere visto, come può essere sintetizzato? È il fascismo più autenticamente rivoluzionario, che fa fede alle origini dello squadrismo, che viene lo squadrismo sansepolcrista e che viene poi ripreso dalla socializzazione della Repubblica Sociale negli ultimi 600 giorni appunto della Repubblica Sociale. È un fascismo autentico, è un fascismo portato avanti da moltissimi intellettuali, che ha diverse componenti, dall'anarcofascismo al socialismo nazionale, trae le sue origini da Pisacane, da un socialismo nazionale che ovviamente si differenzia profondamente dal marxismo perché bandisce la lotta di classe e vuole portare la patria al popolo, come diceva appunto Filippo Corridoni. Oltre destra e sinistra, oggigiorno, che dove proprio anche il concetto di destra e sinistra sembra ormai perdere le sue peculiarità, quindi questo messaggio di oltre destra e sinistra anche oggi può ritornare in qualche modo un messaggio innovativo, di rottura? Credo proprio di sì. Destra e sinistra, che nel libro vengono esaminate anche da un punto di vista etimologico a partire dalla Rivoluzione francese, oggi sono soltanto dei contenitori vuoti. Andare oltre questi schieramenti che non rappresentano più nulla, che non rappresentano più il cuore, il sentimento e i valori, andare oltre per ritornare all'uomo, per declinare l'uomo nuovo e proiettarsi verso il futuro, sconfiggendo un passato che ci ha portato, nella migliore delle ipotesi, ad un oblio senza tempo. Un oblio che noi dobbiamo scacciare nell'abisso della memoria per riscattare e ritrovare un nostro futuro per i nostri figli, per i nostri nipoti, per creare davvero quel mondo che noi abbiamo soltanto sognato e che speriamo che i nostri nipoti possano invece vedere. Oltre la destra e la sinistra, lei ha affrontato diverse tematiche, come anche detto il libro di Oltre la destra e la sinistra, il socialismo fascista, poi ha affrontato anche tematiche che riguardano il fascismo europeo, come per esempio Joseph Tiso con il popolo e per il popolo. Quali sono i suoi prossimi lavori? Sì, ecco, dico due cose anche su questo libro di Joseph Tiso, un personaggio che va tirato fuori dall'oblio della memoria nel quale la vulgata resistenziale lo ha collocato. Joseph Tiso era un sacerdote, un monsignore slovacco che si è sempre battuto con grande dedizione per il suo popolo, cercando di conciliare il nazionalismo con le tematiche sociali della Chiesa, a partire dalla Rerum Novarum di Leone XIII.
Per quanto riguarda i miei prossimi lavori, ho in animo di scrivere un'opera, ci sto pensando da molti anni, è un'opera molto complessa che fa tremare le vene ai polsi, non è stato scritto mai nulla di simile a quest'opera che mi accingerò a scrivere tra qualche mese e che riguarderà le differenze storiche e filosofiche tra il fascismo e il nazionalsocialismo. Prenderò spunto dalle lezioni che ci faceva in aula a questo proposito il professor Renzo De Felici. Molte grazie al professor Roberto Mancini.